Nel momento in cui Forza Italia ha chiesto una verifica, c'è stata la fuoriuscita di uno dei consiglieri di Forza Italia e nel giorno successivo lei ha ritirato le deleghe al vice sindaco. Ecco, si aspettava che sarebbe stata una rottura vera e propria quella con Forza Italia, della ritira della delega del vice sindaco? Se uno chiede la verifica, deve rimettere le deleghe. Qui l'assessore Palumba ha messo le deleghe. A questo punto, se mi chiedi la verifica e dici che quello che hai fatto non ti va bene, allora vuol dire che rimettiamo le deleghe e riparliamo. Per cui la cosa è: o si chiede la verifica e lo si fa tranquillamente nelle sedi istituzionali, tra persone istituzionali, oppure un documento pubblico di quello, non so, vuole forse far capire altro, il braccio di ferro. Io non sono abituato a queste cose. Le chiedo da ultimo, se saranno protocollate queste dimissioni, Manfredonia avrà un nuovo commissariamento. Fra 9 mesi cosa farà Gianni Rotice quando Manfredonia tornerà al voto? Noi con il nostro gruppo ci ricandideremo, andremo avanti, mi ricanderò e cercheremo di portare avanti i programmi sospesi. Dove cercherà appoggi dopo questa esperienza di 21 mesi, 22 circa, nell'amministrazione comunale? Siamo un gruppo civico, quindi il gruppo civico sposa diciamo, quelle che sono le istanze di chi vuole il territorio, vuole bene la città, appunto. Non esiste dove trovare sponda, ma si trova sponda in chi vuole il bene di questa città.